Ebbene sì, nemmeno un colosso come Naughty Dog è al sicuro dal ridimensionamento che sta subendo l'industria dei videogiochi. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo, ma secondo alcune fonti interne pare infatti che anche la compagnia di Uncharted si sia resa protagonista di alcuni licenziamenti. Ma scendiamo più nel dettaglio. Seguiteci. Secondo quanto riferito da fonti anonime contattate dal sito Kotaku, dovrebbero essere almeno 25 le persone coinvolte nei licenziamenti operati da Naughty Dog. Una mossa questa che farebbe parte di una manovra di ridimensionamento del team che lo scorso luglio era arrivato a contare oltre 400 elementi. Le comunicazioni di licenziamento sono giunte nelle scorse ore all'interno della sede di Naughty Dog a Santa Monica, coinvolgendo soprattutto lavoratori a contratto. Gli sviluppatori a contratto coinvolti nell'operazione sono figure legate all'azienda da appunto un contratto a breve termine e che, a differenza degli sviluppatori regolari, di solito non vengono impiegati a tempo pieno presso un'azienda, pur svolgendo nella maggior parte dei casi le loro stesse mansioni. Si tratta quindi di un personale che firma un accordo temporaneo per tutto il tempo necessario a completare un progetto. Una condizione questa che offre maggiore flessibilità nel lavoro, ma che espone i lavoratori anche a questo tipo di rischi. Nello specifico, i licenziamenti dovrebbero aver riguardato lavoratori impiegati per lo più nel settore di controllo qualità, ma i dipartimenti coinvolti vanno dal reparto artistico fino alla produzione. Sembra invece che lo staff assunto a tempo indeterminato non sia a rischio nell'ambito di questa manovra, che si concentra soprattutto sulle assunzioni più recenti e a contratto, che evidentemente verranno terminate prima dei tempi previsti dagli accordi. Kotaku riporta anche che coloro che sono stati licenziati non riceveranno nessuna buona uscita e che l'azienda ha richiesto ai membri del team coinvolti e non di non parlare della questione in pubblico. I contratti in ogni caso non saranno risolti fino alla fine di ottobre, mentre Sony non ha ancora espresso alcun commento sulla vicenda. Insomma, anche un team di enorme successo come Naughty Dog, autore di serie come The Last of Us e Uncharted, sembra non essere immune alla grande crisi che sta colpendo l'industria e che sta anche causando numerosi licenziamenti in tutto il mondo. La compagnia di Crash Bandicoot infatti non è l'unico grande studio first party a dover fare i conti con i tagli al personale. A gennaio 343 Industries, team responsabile di Halo, ha dovuto fronteggiare la stessa sorte e persino marchi come Electronic Arts, Ubisoft, Embracer ed Epic Games si sono aggiunti alla lista negli ultimi mesi. Come se non bastasse, la manovra di Naughty Dog arriva proprio a pochi mesi dal grande successo riscosso dalla serie TV di The Last of Us targata HBO e nel bel mezzo dell'infinito sviluppo del comparto multiplayer di The Last of Us Parte 2, al momento identificato come Fazioni. Un progetto questo che tuttavia sembra abbia incontrato diversi problemi sul suo cammino, intoppi che pare abbiano inoltre causato un importante ridimensionamento del gioco, almeno stando a quanto riportato da Bloomberg lo scorso maggio, e che ora, secondo una fonte di Kotaku stesso, sarebbe stato messo in stand-by. Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate dell'attuale situazione dell'industria videoludica? Lo scenario inizia a farsi preoccupante o credete si tratti solo di una flessione fisiologica? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!